Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo su un nuovo video di Minecraft, signori, per continuare la nostra avventura. Allora, signori, prima di partire col video, mentre il sole sta sorgendo, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie. Ovviamente ci sono video che vanno un poco meglio, video che vanno un poco peggio, ma non è un problema, signori, io vi ringrazio sempre. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. E diciamo, quello dipende tutto da voi. Dipende tutto da voi. Mia amichetta è sempre viva. Sì, io ci sto provando, rifacendo tornare su il canale. Basta che mettete un clic sul segui, sul condividi, sul mi piace e siamo tutti più contenti, signori. Allora, cosa facciamo nel video di oggi? Come avete capito dal titolo, signori, andremo alla ricerca di Enderpearl, perché ieri abbiamo visto che ne abbiamo 5, ma non ha senso che facciamo tutta la trafila per andare a cercare il portale e poi non abbiamo l'ender per poterlo attivare. Quindi diciamo che le perle sono molto importanti. Come le andremo a cercare? Andremo nell'end, cercheremo diciamo una zona in cui dovrebbero esserci abbastanza enderman, ma non per questo ci portiamo anche loro, signori. Ebbene sì, vediamo se riusciamo a fare qualche scambio con i piglin in modo tale da, perché loro le ender per le droppano. Quindi sarà molto importante anche questo. Però prima di andare all'ender noi dobbiamo portarci un poco di carne, che fa sempre bene, signori. 64 stack di carne mi stanno proprio bene. Ci portiamo un altro stack di frecce perché non abbiamo infinity sull'arco. Purtroppo no, questa è una cosa che mi dispiace tantissimo, ma non abbiamo infinity. Andiamo a recuperare il nostro elmetto d'oro che dovrei avere qui nella... Ce l'ho lì sopra o ce l'ho qui sotto? Sapete che non mi ricordo? No, forse ce l'ho qui sotto. Nella cassetta, bello che forse ho aperto proprio la stessa cassetta. E questa qua, questa da, sì, infatti, che con indistruttibilità, ok. Proviamo però, qui cosa c'è? Ok, ripristino, qui ho altro oro, io qui no. Ho delle nugget, ma che fondamentalmente mi possono servire? Non mi possono servire. Allora, andiamo un attimino a sistemare il nostro elmetto con magari un altro pezzettino d'oro. Chiedo scusa, ho sbagliato lato. 2, me ne metti un altro? Ma che cazzo lo sto facendo, signori? Qua me lo devi mettere. Ok, dai, qua si sanno con 3 lingotti d'oro. Non è la migliore delle cose, però c'è anche indistruttibilità 3, quindi direi che va bene così. Va bene così. Allora, lasciamo il nostro elmetto in netherite, lo lasciamo qua a casa, decisamente sì, perché una cosa qualsiasi non c'ho voglia di perdere un elmetto così importante. Ci mettiamo il nostro elmetto d'oro, così nessuno ci romperà le scatole. Dici, ma perché non metti gli stivaletti d'oro? Perché negli stivaletti, signori, c'ho Feather Falling, c'ho Atterraggio Morbido 3, quindi se cadiamo da un'altezza alta, sinceramente, mi riparano decisamente di più. Allora, le frecce ce l'abbiamo, mentre lo le frecce ce l'abbiamo, l'oro ce l'abbiamo, i blocchi di costruzione ce l'abbiamo. Le torce non abbiamo, quindi recuperiamo qualche altro blocco da costruzione. Sì, qualche altro blocco da costruzione, qualche altro blocco di legno. Non abbiamo blocchi di legno per la quale. Ottimo. Vabbè, facciamo fuori questi alberi in maniera veloce, rapida e indolore. Mi dispiace perché erano molto carini, ma sinceramente carino non fa rima con sopravvivenza. Quindi recuperiamo questi blocchi di qua. Poi vedremo cosa ci possiamo... Poi ci andiamo a mettere due alberi di abete normale qua, signori, perché anche alberi di abete non abbiamo più, quindi dammi due ramoscelli di alberi di quercia, scusate, di quercia, non di abete, ho sbagliato. Li mettiamo qui, uno qui e uno qui. Quando avranno voglia di crescere, cresceranno. Qui il legno abbiamo preso tutto, sì, trasformiamo questi blocchi in tutto quanto, ok, facciamo un po' di sticchettini che non bastano mai. Ok, 28, facciamo un pochino di torce. Non che le torce mi servino per la quale, però sai, è sempre meglio dire ce l'ho che non ce l'ho. Nel dubbio sì. Posiamo questi e ci teniamo questi di qua. Ok, recuperiamo questi altri sticchettini che mi sta regalando il gioco, che non sono per niente da buttare via. Ciao omino nevoso, un giorno avrai anche un nome, ma nei commenti ancora non me l'avete suggerito, quindi no, per il momento non hai un nome. Rimangono gli ultimi 6 blocchi d'oro da cuocere. Quindi direi, signori, che siamo pronti. Abbiamo le frecce, abbiamo il cibo, abbiamo
Abbiamo l'oro, l'armatura e quella impostata giusta, signori. Ci vediamo quando siamo nel Nether a cercare alla ricerca di Ender Pearl, signori. Rapido taglio, rapido taglio. Ok, signori, siamo nel Nether. Ci siamo. Ok, siamo nel Nether vicino a casa. Che cazzo la ci fa quel gatto? Cosa ci fa un gatto del Nether? Ma non ce ne frega niente, signori, lo lasciamo lì, lo lasciamo lì. Ha deciso di fare questo passaggio all'aldilà e nell'aldilà rimarrà. Allora, se non ricordo male. Oh, eccolo qua. Perfetto. Allora, di solito gli Enderman sono in questa zona di qua, è giusto? Dovrebbe esserci anche i Piglin. Allora, noi abbiamo il nostro bellissimo elmetto. Ok, qua cadiamo male, la cosa non va bene, non mi piace per nulla. Ok, questi sono i porcellini normali. Là c'è un piglin. Ok, potremmo iniziare qualche scambio con lui? Con chi ce l'ha? Con un porcellino là sotto. Ok, dove sta il piglin? Ok, proviamo a fare qualche scambio, signori. Vediamo se siamo fortunati subito così all'inizio. Sentite il maiale, ma non. Dove cazzo era il piglin? Ehi, piglin. Tieni, se ti do questo che mi dai? Valutalo, valutalo. Un compro-oro. Loro non sono dei piglin, sono dei compro-oro. Ai, ai! Maledetto bastardo che non sei altro. Che è quello che mi ha droppato? Una pozione di qualcosa. Quel piccoletto ha rotto le scatole, l'avete visto? Cioè l'ho ignorato palesemente. Lui, tieni, zio, compro-oro. Che mi ha dato? Pozione del lancio della resistenza al fuoco. Ma che me frega della pozione del lancio della resistenza al fuoco? Mi serve un lender per zio. Non mi serve l'ossidiana. Mi ha dato ossidiana, vero? Sì. Dai, zio. Dai, te ne do una botta, dai. Dai. 13 di pietra nera, non me ne faccio nulla. Dai, 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 compra oro. Ossidiana. Basta che non se li fregano gli altri. No, quello ha fatto finta niente. Una carica di fuoco, non mi serve. Sembra come quando fai le giochi. Che mi ha dato? Mattone del Nether, pensavo fosse netherite, signori, va a fa un bagno. Dove sei andato? Zio. Come io ti do l'oro e tu se ne va a passeggiare questo, ma che? Che mi dai? Che mi ha dato? Ah, le frecce d'oro. È sparito. Se n'è andato, zio, vieni qua, zio. Compra oro, tieni. Guarda come corre, come corre, tieni, compra oro, prenditi tutto st'oro e dammi qualcosa di interessante. Dai, dai. Mattoni di netherite, ma che me ne devo fare? Sì, di netherite magari. Mattoni del Nether, pietra nera, non mi serve a niente. Dai, dammi qualche Ender Pearl, non mi fare andare a cercare i, come cazzo si chiamano, dove sto andando? Perché sei isolato? Eccolo, eccolo, eccolo. Grande zio. 4 e. Ma era proprio quello che volevo. Era proprio quello che volevo, zio. Mi ha dato 4 Ender per così. Ma mi piace tantissimo questa cosa. Ma sei un grande. Dove vai? Sì, quando ti allontani mi piace. Sì, però dai, dammi qualche altra Ender per. Ti do tutto l'oro che vuoi. Tieni, tieni, tieni. Pieti tutto l'oro che vuoi. Dai, dai. Dalla gravel. Che ci devo fare con la gravel? Dai, 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 mi dà qualcosa. Dai, 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 che hai capito tutto. Dai, che hai capito tutto. Sì, allontanati. Quando ti allontani mi piace perché mi dà l'ender pearl. Che mi ha dato? La pelle, ma che ci devo fare con la pelle? C'ho le mucche che stanno sbordando a casa e tu mi dai la pelle. Tieni, tieni, tieni. Altro oro. Un'altra palla di fuoco. Dai, dai. È simile a quello che voglio, ma non è quello. No, l'ho preso l'oro, ho preso l'oro. Tieni, 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 tieni. Che mi ha droppato? Non ho visto che mi ha droppato a sto giro. Zio, mi servono delle altre ender per, ti prego. No, nuova ricetta. Chi ha tagliato la cipolla? Del quarzo, non mi serve il quarzo. Dai, dai, un video un po' particolare. Altra ossidiana piangente. Vediamo che faccio l'ossidiana piangente. Altra terra nera. Pietra nera, lì, quello che cazzarola è. Dove va? Dove sta andando? Se n'è andato. È annoiato. Basta. Non hai capito il gioco, zio. Non hai capito il gioco. Mi devi dare le ender pearl, zio.
Sei un compraoro, sei un fottutissimo compraoro, mi devi dare l'enderpearl, dai, dai. È lo scambio che voglio, non voglio la pietra nera, dai, 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 zio. Me ne serve qualche altro, dai. Ah, la sabbia, che ci devo fare con la sabbia? Questo che cosa vuole? Dai, la cosa di fuoco, non mi serve. Siamo venuti con poco oro, ma è tutto quello che ho, signore, non c'ho altro oro. Degli stivaletti incantati? Velocità delle anime 3, ma non mi servono. Non mi servono, mi servono le enderpearl. Faccio una palla di fuoco che volteggia nel nulla. Che madda, che cos'è questa cosa? Pepita di ferro. Dov'è lo zio? Perché se ne va? Si vergogna. Un libro incantato? Velocità delle anime. Che ce la fare io con velocità delle anime? Zio. Dai. 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 Dai, ho dato pure il libro incantato. Non sapevo che potessero dare pure i libri incantati. Ottimo questa cosa. Ossidiana, che non ci facciamo niente. Mi dai altre, magari altre 4. 4 enderpearl. Non ti chiedo tanto, dai. Sforzati della gravel. Che ci devo fare con la gravel? Dai, dai. Cazzo, prima me la date subito. I mattoni del Nether. Prima me la date subito. Spettacolo era stato. Dai, 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 dai. Ah, è la gravel, non ci faccio niente con la gravel. Dove sta andando? Dove sta andando? E poi scappa. Perché scappa? Ha paura, perché sa che mi dà le cacate. Vieni qua, zio. Vieni qua, piglia di storo. Dai, dai. Zio. Guarda qua che bell'oro. Oh, ok. Non l'aveva visto. Non aveva visto l'oro. Dai, 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 me ne dai delle altre enderpearl. No, una borraccia d'acqua non mi serve a nulla. Qui che cosa mi droppi ora? Un'altra pozione e non mi serve. E se ne va. Perché se ne va se c'hai l'oro qua? Guarda, guarda come fluttua quell'oro. Questa che cos'è? Pozione di resistenza al fuoco. Ah, questa è da lancio invece. Niente, se n'è andato. Non vuole collaborare, lo zio. Abbiamo gli ultimi 9 blocchi. 9 lingotti d'oro. Non abbiamo paura di usarli. Vieni qua, zio. Mi devi darle. Mi devi dar l'end. Due sono. Due sono, dai. Prendeteveli. Divideteveli e datemi l'enderpearl. Dai, 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 dai. Mi droppano tutte e due l'enderpearl velocemente, signori, volo. Volo. Un altro libro incantato che non so che farmene. Velocità delle anime 3, velocità delle anime 4. L'altro se n'è andato col mio. Col mio oro. Tu cosa mi droppi? Un cazzo. Zarola di nulla. Qua cosa c'è? Altri blocchi. Quello se n'è andato col mio oro? No, lui non sembra più tanto intenzionato a cambiare qualcosa. Lui mi sta droppando altre cose. Ma sono sempre cose inutili. Sono sempre. Sì, le stringhe. Che ci devo fare con le stringhe? Mamma mia, mamma mia. E altre frecce. Niente, signori, abbiamo finito. L'oro che avevamo a disposizione. Abbiamo regolato 4 enderpearl. Col 5 che ne abbiamo a casa siamo a 9. Ma non ci bastano mai nella vita 9. 9 se il portale dovesse essere tutto pieno sarebbe una cosa buona. Ma sicuramente qualcuna la perderemo. La perderemo lungo il tragitto. Quindi aspettate, però io in mano dovrei mettermi magari la spada. Ecco, giusto per, dobbiamo cercare Enderman, signori. Dobbiamo cercare Enderman. O la luminite. Oh, zii, ora spuntate voi. Non ce n'ho più oro. Porca miseria a voi. E a chi non ve lo dice pure. Non ne ho più oro. Mannaggia. Mannaggia. Oh, ho consumato tutto l'oro che avevo a disposizione per farsi scambi e non siamo riusciti a concludere niente. Guarda qua quanti ce n'erano. Va bene, bastardi. Tutti bastardi siete. Allora, devo cercare Enderman, signori. Oh, ho trovato un maiale, ho trovato un maiale. Devo cercare gli Enderman e ho trovato un maiale. Beh, non è proprio il massimo della. Questo ora mi punta di nuovo. Ora poi lo vedete che mi punta di nuovo mentre sono sul bordo del coso per farmi volare, sicuro. Allora. Cerchiamo Enderman, cerchiamo Enderman. Una volta era pieno di Enderman quando in questa zona della foresta. È che il tetto è basso. Sicuramente quello è il problema. Il problema è che qua il tetto è basso e tu devi andartene a quel paese. Il tetto è quel basso, quindi giustamente non riescono a spawnare. Può essere che sopra è più alto? Oh, hai rotto le scatole. Maialino, hai rotto palesemente le scatole. Oh. Può
essere che sopra è più alto, può essere che là ci abbiamo più fortuna. Tutto è possibile, signori. Sperando di non beccare la lava, proviamo a salire un attimino. Tanto le coordinate del portale ce l'abbiamo, quindi dobbiamo trovare un punto. Dobbiamo riuscire a trovare un punto in cui spawnano gli Enderman, è giusto? Dico, non penso che. Signori, silenzio. Voi avete visto qualcosa? No. Allora, sinceramente, dove stava la gravel? Non mi serve la gravel, non mi serve questa, mi bastano le pepite, mi stanno bene. Piglio le pepite, pepite e altro oro. Interessa, 50 pepite, porca troia. Possiamo fare qualche altro scambio, signori? Decisamente sì. Decisamente sì, signori. Possiamo scambiare come se non ci fosse un domani. Dai così, dai così. Cosa rinunciamo? Alla pelle, che sinceramente non ho a che farmene. Alla questa non mi serve. Altre 40 end per pepite. Importantissima questa cosa. Buono così, buono così. Però riuscissimo anche a trovare degli Enderman. Non mi dispiacerebbe più di tanto, sapete? Perché con la spada che abbiamo, che c'ha looting, ci portiamo a casa pure un bel po' di Ender per così in maniera gratuita. Ma io dove cazzo lo sto andando in tutto questo? Questa è una bella domanda. Allora, fermi tutti un attimino. Facciamo un attimino le cose fatte bene. No. Allora, metti sto libro qua. Metti questa qua, metti questa qua. Quanti altri cose riusciamo a fare? Solo 7. 11. Sono pochi, sono pochi, sì, sono decisamente pochi. Sono decisamente pochi, ne dobbiamo trovare molti di più. Però la fortuna, signora, signori, aiuta gli audaci. La fortuna aiuta gli audaci. Zio, tieni, io credo in te, zio. Ti ho trovato dal nulla e tu sarai il mio uomo degli scambi. Frecce d'oro non mi servono. Dai, pigliateli tutti e non ne parliamo più, dai, dai. Sono buono con te, dai, gravel non mi serve a niente, te la puoi tenere te, te la porti a casa. Poi che altro mi dai? Altra gravel, ti ho detto che non mi serve a niente. Che mi dai ora? Altre frecce d'oro che non mi servono a niente. Nel senso, sono belle, sono particolari, ma che mi ha dato il quarzo? Che cazzo l'ha lanciato? Le stringhe? Che cazzo l'ha mai tirato? Dai, zio. Altri blocchi altri lingotti del Nether. Tutto questo già siamo. Altra pietra nera che non mi serve a niente. Te la puoi tenere tu, sta cazzata di pietra nera. Che cazzata di problemi hai? La palla di fuoco me la prendo. Perché non ce l'abbiamo realmente a casa. Però la sabbia delle anime non mi serve a nulla. Mi dai altre Ender, ti prego, ti prego, ti sto scongiurando. Altra sabbia delle anime. A che non avevo mai sabbia delle anime, non l'avevo mai trovata in tutto il gioco. A che praticamente. Oh, cazzo, questa cazzo di gravel. Va bene, signori. Allora, qui l'avventura continua. Perché qui forse stiamo riuscendo a trovare una zona in cui potrebbero spawnare gli Enderman. Non lo so. Non so niente dove cazzarola sto andando. E questa non va per niente bene. Là ci sono altre pepite che potremmo prendere. Dove cazzarola sto andando? Altra strada chiusa. Perfetto. E fino a quando non troviamo lava possiamo andare. L'importante è guardare sempre dove mettiamo i piedi. Non cadere giù. Che diciamo sono la base per una buona riuscita dell'episodio. Però signori, ripeto, non so niente dove sta andando, quindi diciamo che per questo video oggi ci fermiamo qui e vediamo se riesco a trovare off camera qualcosa di interessante. Sabbia delle anime significa che abbiamo già cambiato bioma, però scusatemi. Sabbia delle anime significa che abbiamo cambiato bioma. Che non siamo più nella zona. Vorrei riuscire a uscire io, se me lo permettete.
vorrei riuscire a uscire. Riusciamo a uscire in qualche maniera? Sento sempre rumori più strani e sto continuando a salire nella speranza di trovare una via di fuga. Ah, siamo proprio sul tetto, ottimo. Ma mannaggia a me. E a chi non me lo fa fare? Va bene, signori. Allora, intanto per questo video ci fermiamo qui. Io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vedete, qua c'è una luce diversa, quindi qui abbiamo decisamente cambiato bioma. Il problema è trovare una via d'uscita, perché anche questo bioma potrebbe andarmi bene. Ma se non troviamo una via d'uscita, non concludiamo nulla. Vero che io sento gli scheletri, ma non li vedo. Dico, dove cazzo? Oh, perfetto. Abbiamo trovato una via di uscita. Questa già è qualcosa, signori. Questa già è qualcosa. Cazzo, non è che abbiamo trovato la via di uscita. C'è il vuoto più totale qui. Andiamo avanti altri 10 metri. Altri 10 metri. Altri 5 blocchi. Senza rendermene conto, cadevamo giù, morti, secchiti. Ma c'è un punto in cui è unito tutta quanta la zona? Sì, sopra la mia cazzo di testa. Ok. Allora, saliamo. Questo che mi deve fare smanettare. Questo video sta durando tantissimo e non va bene questa cosa. Continuiamo a salire un attimo. Io so perfettamente dove sono. Assolutamente no. Assolutamente non sappiamo dove siamo, signori. Procediamo qui con calma perché stiamo passando sopra il vuoto, questa cosa non mi piace per niente. Ok, forse dovremmo essere riusciti a passare dall'altro lato. Cazzarola di mina c'hai, zio? Porca miseria. Allora, io più dico che devo fermare questo video, più sto continuando ad andare avanti. Questa cosa non va assolutamente bene perché ci fa fuori un video di 20 minuti e passa anche di più forse che... Allora, stiamo calmi, di qua si scende, ok. Qua ci sono delle pepite, ok, che recuperiamo subito. Dammi, l'hai presa la pepita? Sì, perfetto. Quando mi prese 17, mangiamo un attimino al volo che qua c'è lo scheletro pronto ad ammazzarci. Signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per una prossima avventura e continuare a cercare l'Ender per signori. Decisamente sì, decisamente sì.